Buonasera, sono Mario Boranga e a nome del Circolo Culturale Eureka vi do il benvenuto a questa prima serata del ciclo fuorigioco di quest'anno. Ma per descrivere l'edizione di quest'anno lascio la parola al curatore della rassegna di quest'anno, Luigi Mascheroni, è un giornalista culturale, scrive su Il Giornale, è editore, professore, scrittore. A te la parola, Luigi Mascheroni. Grazie. Allora, quando l'associazione Circolo Culturale Eureka mi ha chiesto di pensare di un programma, una serie di incontri per fuorigioco, sono stato contento per due motivi, l'ho fatto con grande piacere per due motivi. Il primo perché già conoscevo l'associazione che mi aveva ospitato in passato. Ricordo un bellissimo incontro insieme a Pietrangelo Buttafuoco e non solo, insomma, quindi conoscevo benissimo chi arrivava all'invito, conoscevo la passione, l'entusiasmo, la correttezza con cui l'associazione lavora e nel mondo della cultura, e questo già, come dire, doveva bastare. Secondo motivo per cui ho accettato con molto piacere è perché, cosa che non succede mai, non raramente, proprio non succede mai, che quando si inizia a pensare a una rassegna anche piccolissima di quattro incontri come questa, si ha una libertà così assoluta. Nel senso che io in passato ho avuto diverse esperienze come giornalista culturale, è una cosa abbastanza ovvia, si vive proprio di questo mondo, di festival, di rassegne, saloni del libro, di fiere, eccetera. E so bene, ne ho organizzate alcune in passato, ne sto organizzando anche in questo periodo, e so che probabilmente, se tutto va bene, perché questo in fondo è il mio lavoro, continuerò a organizzarlo in futuro. So benissimo i vincoli ai quali devo essere fedele, cioè che devo rispettare da parte del committente, assessorati, associazioni. E per forza di cosa, ma è giustissimo, io se fossi nei panni di un assessore che mi commissiona il lavoro, lo capisco benissimo, probabilmente mi comporterei nello stesso modo. Per cui devi stare attento che se fai una rassegna di incontri letterari devi avere ovviamente l'autore mainstream, l'autore televisivo, quello che ti riempie la sala, che ti porta pubblico, in cui il valore strettamente letterario del libro dell'autore è assolutamente, non dico secondario, ma quasi ininfluente, perché l'assessore giustissimamente vuole, no, io ho bisogno della sala piena, sai, mettiamo 10, 20, 30, 50 mila euro in questa rassegna, sai, dobbiamo rendere conto, poi non possiamo avere le sale, per cui ci vuole il grande autore, il grande giornalista televisivo, ci vuole il grande romanzo, il grande libro da classifica, devi rispettare le quote rosa, devi stare attenti agli equilibri geopolitici, insomma ci sono tutta una serie di parametri che devi rispettare perché la rassegna abbia i crismi della regolarità. In questo caso invece di parametri non ne avevo, e l'unico era quello appunto di pensare una serie di incontri che avessero un unico obiettivo, al di là di tutti i paletti che ho citato prima, che fosse semplicemente un tentativo di invitare alla lettura di libri che valgono, che non è la stessa cosa di dire di libri. Qui mi prendo due minuti di così, come dire, di parentesi, di introduzione prima di iniziare la serata. Io credo che uno dei motivi per i quali l'associazione mi ha chiamato è perché era, almeno nella persona di Mario in questo caso, era stata colpita dal mio panflettino che si legge in mezz'ora di 50 pagine piccolissime, in cui metto con la sintesi che dovrebbe essere propria dei giornalisti, pongo tutte le riflessioni e la mia idea di libro che ho maturato in 25 anni circa di lavoro nelle pagine culturali dei giornali, frequentatore di festival, di rassegne letterarie, di saloni del libro, eccetera, eccetera, eccetera. E qui dentro dico delle cose apparentemente banali, ma poi lo dico da me, non sono poi così dette e ripetute nel nostro mondo. Cioè il fatto che io ho provato a smitizzare i luoghi comuni della lettura del libro, cioè che si pensi che il libro sia sempre e comunque una cosa buona, che leggere è tout court un bene, che l'importante è leggere, che tutte cose che leggere ti cambia la vita, che leggere rende migliori, che leggere
Tutte cose che io sul campo ho sperimentato non essere vere. Un conto è leggere bene, cioè se il fine è quello di leggere, punto, quindi puoi sfiorare anche il passatempo, allora cioè, una camminata in montagna, una serie TV o un buon film è imparagonabile alla lettura, vincono facile. Io ho sempre pensato che poi il lavoro del giornalista culturale, il problema di fronte al libro non è l'importante è leggere, qualsiasi libro ti insegnerà qualcosa, no, la cosa fondamentale del lavoro culturale, il lavoro del giornalista culturale è quello della selezione, del filtro, del saper scegliere. Escono, l'ha detto, l'ho accennato, comunque se non ha dato delle cifre Mario prima, in Italia escono tra i 70 e 75 mila titoli, tra novità e ristampe, all'anno. 75.000, in un paese in cui più della metà delle persone non legge, il 45% non legge un libro, gli altri 60%, 50-55% legge un libro all'anno, un libro all'anno, ma se fosse Kafka saremmo tutti tranquilli, il problema è che il 90% di questo 50% sono le ricette della Parodi o Elena Ferrante, che va benissimo, ma è un'altra partita, non so come dire. L'altro fetta del 10-11% circa invece sono i lettori cosiddetti forti, che leggono, attenzione, almeno un libro al mese, sono 12 all'anno, cioè stiamo parlando anche qui di niente, eppure ne pubblichiamo 70.000 di titoli. I motivi per cui questo succede, questa apparente contraddizione, è il motivo per cui siamo il terzo paese, il terzultimo paese in Europa per indici di lettura, a fronte del paese che ha più festival culturali d'Europa, è un'altra apparente, non è una contraddizione, ma apparente contraddizione su cui non è questo il tema. Ma per dire che il problema non è il libro, perché 75.000 titoli non è più importante leggere, bisogna saperne leggere, sceglierne 15 buoni all'anno. Questo fa la differenza. Allora, senza tutti quei paletti di cui vi ho detto prima, ma con la libertà assoluta di provare a parlare di libri e autori non mainstream, non in classifica, non televisivi, con l'obiettivo di proporre un libro che valga la pena di essere letto, un autore che valga la pena di essere letto barra riletto, questo, con questo spirito, per me come dire, molto entusiasmante da un punto di vista professionale, ho pensato questa rassegna. Ovviamente quando hai quattro incontri puoi scegliere di tutto, anche qua. Io ho provato soltanto a impormi una sorta di fil rouge, una sorta di filo che legasse i quattro incontri e me la sono giocata sugli anniversari. Quest'anno, il 2023, offre veramente un'eccellente materia a riguardo e qui iniziamo a entrare già in serata. Io ho pensato di dedicare una serata, che sarà questa, a Testori nei 100 anni dalla nascita. È un autore straordinario, ma non si può certo dire che sia un autore mainstream. Non è un autore, forse neanche in quinta liceo si riesce a leggere. Quest'anno era anche il centenario di Calvino, si poteva portare anche Calvino, però Calvino forse è troppo sovraesposto, quasi non ne ha bisogno. Ci saranno già 200 altre occasioni quest'anno di leggere o rileggere Calvino. Testori mi sembrava meno battuto e quindi con questa libertà di poterlo proporre era il nome giusto. Sono anche, in realtà l'anno scorso erano i 50 anni dalla morte di Ennio Flaiano, ma sono i 50 perché uscì l'anno dopo di uno dei suoi libri più importanti, significativi, che è La solitudine del satiro. Flaiano è un gigante assoluto che noi, come credo che sia giusto, mastichiamo e digeriamo per frammenti. Magari non abbiamo tutti letto uno, due, cinque libri completi di Flaiano, ma tra mille film dalla Dolce Vita in giù che abbiamo visto scritti da lui o anche da lui, tra mille aforismi, pensieri spettinati che ci ripetiamo e si ripetono come luoghi comuni alla cultura e arrivano da Flaiano, racconti che hanno, come dire, creato delle figure tipiche del Novecento letterario italiano, il marziano di Flaiano è universalmente noto, mi sembrava l'autore giusto per essere affrontato in maniera un po' meno frammentaria a cui siamo abituati a usufruirne. Poi, visto che siamo nei 150 anni dalla morte,
uno dei grandi autori, stracitato, straletto, ma mai magari completamente. Io mi ricordo, stiamo parlando di Alessandro Manzoni, io al liceo l'ho letto per capitoli, non ho letto tutto i Promessi Sposi, ho letto una buona parte dei capitoli, perché noi lo leggevamo in quel modo, ma non completamente, poi avevo letto insomma, altre cose, le poesie, eccetera. Poi, solo quando sono stato in università, facendo lettere, ho avuto la possibilità di leggerlo in maniera completa. Ecco, provare a ritornare su il romanzo fondamentale della nostra letteratura e della nostra cultura era un'occasione troppo ghiotta per farsela sfuggire. E poi sono i 100 anni esatti, mi sembra adesso, non vorrei confondermi, ma vanno proprio in questi giorni, forse fra qualche giorno, i 100 anni esatti dalla pubblicazione, dall'uscita per la prima volta della Coscienza di Zeno di Italo Svevo, che è non solo un capolavoro del Novecento italiano, ma è un capolavoro, un'opera, neanche letteraria, un'opera fondamentale della cultura europea. Allora, chiaro che l'obiettivo, l'asticella è molto alta, però, come dire, il committente ha detto scegliamo autori e libri che valga la pena leggere. Basta, questo valeva, se no sarebbe stato troppo semplice, prendevamo i primi 4 in classifica fra romanzieri e giornalisti che riempiono le classifiche con tutte le settimane, ci saremmo cavato bene. Forse avremmo avuto più successo mediatico, ma non credo sia questo l'obiettivo finale della rassegna. Mi fermo qui. Ovviamente per affrontare 4 personaggi di questa statura occorre come sempre una guida. Io da giornalista culturale posso parlare chiacchierando qui sotto i portici, nel cortile, bevendo un caffè, posso parlare di tutto per un quarto d'ora, di tutto, ma poi sono un giornalista, dopo il quarto d'ora è come in un talk show, dopo non sai più cosa dire. Ci vogliono degli specialisti e tutti sappiamo, e poi mi fermo, qual è l'importanza di una guida nella lettura. Anche questo è un altro luogo comune un po' da sfatare, che la lettura, ma lo sappiamo tutto, è un atto personale, individuale, anarchico, personale, tutto questo è verissimo, la lettura, i libri lo scegli tu, l'atto individuale, tu e il libro e basta, tutte cose verissime, però sappiamo anche quanto può, la mia vita è stata cambiata, uno da un professore che mi ha fatto leggere bene al liceo e poi da un amico, stessa identica età, io facevo già lettere, ma non avevo capito qual era il valore della lettura del libro. Grazie a questo amico, che tu peraltro conosci, Angelo Crespi, lui ha iniziato a sognare, ma leggi le opinioni di un clown di Ball? No, ma è troppo, ma come non hai letto mai le lezioni di Calvino? Fosse solo perché fosse, era figo leggere quei libri, mi ha cambiato la vita. Allora una guida in qualche modo serve, credo, in questo campo. Per affrontare questi 4 autori ho pensato di scegliere delle guide che sapessero veramente i sentieri di questi personaggi. Parto dall'ultimo, così arriviamo oggi, iniziamo. Per l'ultimo autore che è Svevo c'è Giuseppe Lupo, che è un italianista della Cattolica, che io conosco benissimo, romanziere, ma soprattutto un straordinario professore d'italiano, un contemporaneista, ma che non può prescindere da Svevo. E poi... Bell'eloquio, simpaticissimo, conosce bene la materia, un professore universitario che scrive molto per i giornali, non per il mio, non per il nostro, ma sa molto bene raccontare queste cose. E quindi gli ho chiesto di presentare Svevo e la coscienza. Manzoni, è stato semplicissimo, ho alzato il telefono, ho chiamato Mauro Novelli, anche lui un italianista, però lui della statale, ma soprattutto lavora dentro la casa Manzoni a Milano. Doc. Flaiano era più difficile, ma alla fine ho scelto 2 persone che trovano un punto di equilibrio su un personaggio così complesso e frammentario come Flaiano, che sono Stegno Solinas, che io credo uno dei più bravi in assoluto giornalisti culturali d'Italia, già capo della cultura delle pagine del giornale, che Flaiano, quel mondo, quell'epoca la conosce, anche anagraficamente, come dire, lo conosce benissimo e soprattutto da giornalista sa qual è il punto di congiunzione del mondo di Flaiano, che fu quello fra letteratura, cinema e giornalismo. E poi Gino Ruozzi, che vabbè, è italianista principe e soprattutto curatore del Meridiano di Flaiano e che fra poco uscirà ancora con una cosa sugli aforismi di Flaiano. E infine arriviamo all'oggi, il primo incontro su
il corsaro Giovanni Testori. Le due guide di questa sera sono Luca Doninelli e Alessandro Gnocchi, scrittore e giornalista, poi i ruoli si incrociano perché ogni giornalista a suo modo è anche scrittore e tantissimi scrittori sono anche, come nel caso di Luca, bravissimi giornalisti. Mi fermo, parto da qua. Entrambi avete dovuto, per guidarci sui sentieri di Testori, dell'opera e del personaggio Testori, avete dovuto prima di tutto incontrarlo. Tu sei figlio di Testori, figlio non naturale, ma figlio d'arte, figlio artistico, figlio culturale di Testori. Quindi prima di tutto ci dici come l'hai conosciuto, che cosa ti ha detto l'opera e la persona Testori, e so che sono tante domande, che cosa l'opera e il personaggio Testori ancora può dirci oggi, ma soprattutto come l'hai incontrato, che come sempre gli incontri raccontano molto poi dell'opera. Funziona? Sì. Ecco, adesso funziona. Tanto grazie di essere qui. Io è una storia interessante quello che ho da raccontare. Potrebbe anche avere dei risvolti comici, perché chi ero io nel 1978? Ero un ragazzino di poco più di 20 anni, con enormi velleità letterarie. Tutte queste velleità, cioè io ero convinto già da molto tempo di essere uno scrittore, io nasco effettivamente da una famiglia di molto segnata dall'arte, perché sono pronipote di uno dei più grandi pittori italiani del Novecento, Ottone Rosai, quindi avevo questo background e una di quelle infanzie disgraziate. Sa, c'è gente che nasce con una capacità di vivere innata e gente che invece non ha questa. Io ero uno di questi ultimi. E quindi io fin quasi da bambino pensavo che o riuscivo a fare l'artista in qualche modo, per disegnare non sapevo, o non avrei saputo come cavarmela. Quindi la mia una vocazione precoce. Io quando incontro Testori nel 78 avevo già scritto tantissimo, fin da ragazzino. Sono fiorentino di mamma, appunto Ottone Rosai, e quindi non sono esattamente lombardo come Testori. Questa è una premessa. 1978 cosa vuol dire? Vuol dire anni di piombo. Noi universitari, io ero iscritto a filosofia all'Università Cattolica, noi universitari ci trovavamo ogni giorno alle prese con questa situazione di criminalità diffusa, che era anche una situazione, culturalmente opprimente, no? Cioè i giornali editoriali, che so, del Corriere della Sera, erano tutti o stai con le Brigate Rosse o stai con le istituzioni democratiche, eccetera. Cioè dove sembrava, insomma, che o noi spendevamo la nostra vita per la difesa ad oltranza delle istituzioni democratiche nate con la Resistenza e tutto, oppure eravamo dei conniventi col terrorismo. A vent'anni noi volevamo vivere, volevamo avere una vita con un senso, e noi non eravamo certamente dei brigatisti, però per esempio mio figlio si chiama Giacomo, perché io tutti i giorni, dopo la mensa in università, andavo a giocare a flipper. Eravamo così poveri che una partita a flipper 100 lire di allora uno non poteva permettersi, allora giocavamo a coppie, no? Io giocavo a coppie con un ragazzo di nome Giacomo, che era un allievo della scuola di polizia, che era lì vicino, un allievo poliziotto, originario di Sava, in provincia di Taranto. No? E ricordo che appunto io tenevo il pulsante sinistro e lui quello destro, no? E facevamo i tornei di flipper. Un giorno arrivo all'università e vedo un mio amico in lacrime, dice: sai, dice Giacomo, dice, è stato ammazzato in Viale Tibaldi. Cioè era maggio, faceva caldo allora, era un maggio caldo, erano a una
a un semaforo in un viale della periferia della cintura, della circonvallazione di Milano. Era passato di lì, non c'erano i climatizzatori nelle macchine, allora è passato di lì un motorino, hanno messo dentro un fucile e li hanno ammazzati tutti e tre. Queste erano cose che succedevano tutti i giorni, no? E ecco, di quell'amico, poi non era amico, giocavamo a flipper insieme, insomma, rimane il nome di mio figlio, perché ho promesso che l'avrei chiamato così, se ne avessi avuto uno, e l'ho chiamato così. E per dire, insomma, com'era il mondo, cioè eravamo degli essere universitari fuori sede voleva dire non sapere neanche come si mette un pentolino di acqua al fuoco per farsi un uovo sodo, no? E nello stesso tempo avevamo ci pioveva addosso tutta questa violenza, no? Di cui eravamo, io vuol dire, sembra ridicolo, ma un mio compagno di appartamento teneva sopra il letto la fotografia di una terrorista, non dico chi era, perché si era innamorato di lei, no? E questo per dire, insomma, un giorno un amico mi fa notare che c'è uno scrittore, un giornalista, cioè io di lui sapevo solo che era un critico d'arte, Giovanni Testori, che in prima pagina parla del perdono. Adesso dico, vi ricordate, né con lo Stato né con le BR, o con lo Stato o con le BR, ecco, lì c'era uno che parlava della necessità del perdono, no? E la cosa ci ha colpito perché a un certo punto abbiamo avvertito che quella era la cosa di cui avevamo bisogno, di cui il mondo aveva bisogno, di cui la società aveva bisogno, no? Cioè che la catena del male finisse e che si potesse ricominciare a vivere così, senza far finta. Allora decidemmo di andarlo a conoscere, no? E uno di quelli, di quei ragazzini ventenni che andarono a conoscere te storie ero io. E mi disse, ma tu scrivi, mi hanno detto che tu scrivi perché è andato qualcun altro prima, tu fai dei racconti, sì, fai, dammene qualcuno. Allora io gli do, volta successiva, gli porto 4 racconti. Lui li legge e mi dice, tu sei uno scrittore. E questo è stato come un battesimo, diciamo, perché io pensavo già di esserlo, perché ero di una presunzione, no? Però un conto è se te lo dice uno così. E da quel momento io sono, non dico suo discepolo, perché poi non è vero, io quando scrivevo come lui, quando tentavo di scrivere come lui, si incazzava. Cioè, tu non devi scrivere come me, tu devi scrivere come te, no? Devi trovare la tua strada. E mi massacrava, eh? Era crudele, però non lasciava passare niente. Cioè, questo è stato il mio grande apprendistato come scrittore. Cioè, io da figlio un po' di una scuola fiorentina, quindi un po' masaccesca, non so come dire, ero un po' dell'idea che, insomma, bisognasse soprattutto scrivere libri belli, ben fatti, con una buona struttura, racconti, sì, tutto bene, tutto giusto, ma Testori continuava a dire, noi dobbiamo sfondare i tetti. Cosa dice, signora? No, proprio per niente, non era così. Dice, bisogna sfondare i tetti. Allora io gli portavo le cose, sì, ma non è abbastanza. Sì, ma vedi che qui tu cedi a quello che bisogna fare. No? Ricordo un suo articolo che scrisse dopo una discussione che avemmo io e lui. Lui scrisse, dice, perché oggi, dice, la letteratura, l'arte è tutta una specie di... Questo diceva... fine anni 70, tutto è là, i libri si fanno così, i romanzi si fanno così, i quadri si dipingono così, il teatro si fa così, no? E questa era la maledizione per lui, no?
E la grande scuola, il grande apprendistato mio con Testori non era quello di pensare come lui. A lui non interessava questo. Non mi ha interessato che io fossi d'accordo con lui o che io, anzi, lo infastidiva quando io mi avvicinavo al suo stile, al suo modo di scrivere. Però intanto lo leggevo, no? Lo leggevo e non ho mai smesso di leggerlo. Non ho mai smesso, ebbi quando lui si ammalò, quando chiese a me di fare questo libro, che c'è ancora, Conversazioni con Testori, che è l'eredità, la sua eredità. Lui volle dire, puntualizzare alcune cose e chiese a me, tramite l'editore che era Guanda allora, perché la prima edizione è Guanda, no? Mi chiese di fare una chiacchierata con lui su tutto, perché aveva bisogno come di mettere a punto tante cose che aveva in testa e nel cuore, no? E è nato un po' questo libro. Ricordo che io a quel tempo ero finalista al Campiello e passavo continuamente dal Veneto, da Venezia, dalla provincia di Venezia, a Varese, dove lui alloggiava nei periodi in cui non era ricoverato all'ospedale San Raffaele. Il periodo della malattia che non gli ha impedito di scrivere alcuni suoi capolavori. Uno sono i Tre Lai, no? Però io voglio raccontarvi una cosa che mi fa sempre ridere dei Tre Lai, perché fa capire che cos'è un artista. No? Che quando io ero a scuola, poi all'università ho fatto filosofia, no? Però quando io ero nel mio periodo di apprendistato giovanilissimo, avevo 16-17 anni, io forse per i miei studi eccetera pensavo che lo scrittore fosse una persona molto seria, un po' musona, no? Che diceva: adesso voglio fare un libro, non so, contro la guerra, allora invento una bella metafora, creo dei personaggi eccetera eccetera, no? E che voi potete capire che il risultato sarà noiosissimo, no? Adesso vi racconto, perché proprio è una storia che mi fa impazzire, che non credo di avere scritto da nessuna parte, e nessuno l'ha scritta da nessuna parte, come nascono i Tre Lai. I Tre Lai sono considerati unanimemente il suo capolavoro. Sono tre monologhi teatrali che sono stati rappresentati e rirappresentati tantissime volte, che si intitolano Cleopatras, Erodias e Mater Strangosciasse. Sono tre donne che hanno segnato tutta la sua vita: Cleopatra, Erodiade e la Madonna, no? Che diventa Mater Strangosciasse. Ora, la cosa interessante è che sono scritti in quel suo grammelò, in questa sua lingua inventata, che nacque alla fine degli anni 60, quando Testori, uscendo da un lungo periodo di depressione in cui non aveva scritto niente, accettò l'invito di André Ruth Chammat e di Franco Parenti ad andare a sentire Parenti, che faceva recitava nella moschetta del Ruzzante. E Testori, guardando, lui dice: io lo guardavo che parlava, ma non sentivo le parole che diceva. Guardavo la sua bocca e a un certo punto ho cominciato a sentire altre parole che venivano fuori, no? Dette in una strana lingua che è fatta di italiano, di francese, di tedesco, di dialetto milanese, di altri dialetti, no? Tutta una mescolanza che ricorda un po' quella di Dario Fo, del Mistero Buffo, per intenderci, che nasce grosso modo nello stesso periodo, no? E solo con la differenza che appunto Dario Fo fa il Mistero Buffo, Testori fa
l'Ambleto, il Macbetto, l'Edipus, eccetera, e questo negli anni 70 ancora, e poi alla fine della vita scrive questi tre lai. Quello che volevo raccontarvi era una storia simpatica. Io, poco dopo la morte di Testori, parlo con uno dei suoi nipoti, Giovanni Frangi, che è uno dei maggiori pittori italiani, no? E dico, scusa Giovanni, ma questo nome Cleopatras, non è che c'è dentro Patras, c'è un modo di dire andare a Patrasso, no? Come andare a Remengo, non nasce da lì, mi sa che sono... No, dice, non è andata così. Adesso ti racconto io com'è andata. E racconta che quando lo zio era già malato, loro, perché comunque fino a poco prima di morire comunque andava a caccia di opere d'arte, no? E stavano andando in macchina verso la Svizzera, da Milano verso la Svizzera, quando a un certo punto dicono, ma fermiamoci a prendere un caffè, e si fermano lungo la strada in un'osteria, dove c'erano, mentre loro ordinavano il caffè, c'erano quattro signori anziani che giocavano a briscola chiamata. Ora, io non so qui a Pordenone, però dalle mie parti, io sono bresciano e anche dalla parte del milanese, quando si gioca a briscola non si dice io ho il tre, io ho il re, si dice, dicevano, almeno i vecchi dicevano, io sono di tre, io sono di re, no? Era il modo di dire. A un certo punto, mentre sono lì che bevono il caffè, uno di quelli che giocavano a briscola chiamata si alza inviperito contro il suo compagno, si alza e butta le carte sul tavolo e grida, ero di As! Cioè avevo l'asse in mano, ero di asse. Questa l'hai inventata adesso? No, giuro davanti a Dio. È così. Salgono in macchina e Testori ha detto, ho in mente una cosa da fare. E sono nate, però le cose nascono così, scusami, per dire una cosa che non c'entra niente, però siccome Ale è un grande esperto di musica rock, no? Cioè, è noto che quando Jimmy Page ascoltò per la prima volta Robert Plant cantare, disse, tutta la discografia dei Led Zeppelin c'è già qui, era già presente. È così. Erodias, Erodiade, Testori si era occupato di Erodiade, aveva scritto un Erodiade negli anni 60, che la testa, cioè dobbiamo tener conto che Testori era allievo di Roberto Longhi. Quindi la formazione di Testori è una formazione artistica, anche nelle sue opere teatrali e anche nei suoi romanzi e nelle sue poesie, è sempre l'arte al primo posto, come secondo me un po' anche nel Manzoni, che il Manzoni passa dal volgo disperso che nome non ha al popolo dei Promessi Sposi grazie alla pittura, perché senza il Ceruti, il Ceresa, Fra Galgario, che erano quadri che Manzoni frequentava, difficile capire come Manzoni passi ai personaggi dei Promessi Sposi. Quindi è una storia lombarda questa. No? I sacri monti, che erano una cosa straordinaria, quelli che andavano in pellegrinaggio in Terra Santa, che naturalmente pochi potevano andarci, che tornavano indietro e ricostruivano, no? C'è a Varese, a Varallo, a Crea, no? Ci sono, Varallo è quello più famoso, no? Dove nel giro di 100 anni lavorarono artisti immensi che erano completamente sconosciuti fino a 40-50 anni fa, non Tanzio da Varallo, ma ancora molto prima Gaudenzio Ferrari, no? Che adesso sono a Brera, sono al Louvre, eccetera. Cioè, teniamo conto che di tutta una riscoperta dell'arte che Testori fa, no? E che ha portato a nuove acquisizioni nei più grandi musei del mondo. Posso Prego. Interromperti? Sì, perché qui è materia tua. No, non mia. C'è chi ha conosciuto Testori, appunto, di persona, e l'avete sentito raccontato, c'è invece chi, anche per, ovviamente per questioni anagrafiche, l'ha conosciuto invece dalle opere, soprattutto dagli scritti, non tanto... non prima letterari, ma quelli giornalistici. Alessandro Gnocchi ha fatto un libro che è uscito da pochissimo, Testori Corsaro, ovviamente si cita il Pasolini Corsaro, per dire la forza degli interventi giornalistici
di Testori, che sono quelli, credo, la strada attraverso la quale tu, Alessandro, hai conosciuto Testori, giusto? Ce lo racconti? Ecco, scusate, grazie intanto di essere venuti. Ha ragione Gigi, il mio incontro con Testori è stato del tutto casuale, come quasi tutte le cose buone che mi sono successe nella vita. Nel 1998-99, all'epoca io lavoravo all'Università di Firenze, vengo contattato dalla Fondazione Mondadori, che ha preso in carico una parte delle carte di Giovanni Testori, e mi viene chiesto di fare l'archivio digitale dei suoi articoli, non solo degli articoli scritti da lui, ma anche degli articoli scritti su di lui, quindi una quantità di materiale assolutamente enorme. Naturalmente, dovendoli archiviare per titolo, argomento e data, ho iniziato a leggerli, ma lì per lì li ho, come dire, parcheggiati in una parte della mia testa dove metto le cose che so che un giorno saranno forse importanti, ma che per il momento non posso, non voglio, non ho tempo di prendere in esame. Poi questa, come dire, è sempre come se Testori mi fosse stato lì un po' di lato, perché frugando tra i libri di mio padre, che era un magistrato ma era un grande lettore e anche un grande collezionista, inizio a trovare sempre più spesso dei libri di Testori, li guardo e inizio a leggerli, leggo Gli angeli dello sterminio, che è tuttora uno dei romanzi che io preferisco in assoluto. Il Testori più noto, Il Dio di Rosario, Il Ponte della Ghisolfa, La Maria Brasca, ma anche quello meno noto, La Cattedrale, un altro libro straordinario. Però anche questa volta questi libri rimangono lì, come in una parte del mio archivio mentale. E invece Testori diventa radicalmente importante dopo che mi sono trovato a dovere, per un'esperienza personale dolorosa, sono trovato a riconsiderare completamente quella che erano la mia vita, le priorità che avevo assegnato, quelle che avevo invece messo da parte. Insomma, c'è stato un periodo per me molto travagliato, che è il periodo in cui ho incontrato Luca Doninelli. Luca Doninelli, i suoi amici mi hanno straordinariamente accolto in un momento di difficoltà, e poi vai a vedere, sono tutti o nipoti o parenti o figli di Giovanni Testori, quell'autore che io ho sempre lasciato lì in un angolo della testa. E per questo ho voluto recuperare tutto quello che avevo archiviato. E quindi diciamo che questo libro per me ha un forte valore personale, diciamo così. Perché il Testori giornalista? Beh, innanzitutto perché io sono un giornalista. Testori ha una caratteristica particolare. Oggi non arriverebbe in pagina, forse non arriverebbe neanche alla riunione di redazione con nessuno dei suoi pezzi. Sarebbero ritenuti una rottura di scatole, una provocazione, poi dopo ci rispondono, ma poi dopo cosa dobbiamo dire? Ma no, poi parla male della Titti, la Titti è amica del direttore. Cioè, sono tutte queste dinamiche e poi non sarebbe nemmeno capito quello che voleva dire. E per questo appunto ho deciso di riscoprirli e di rileggerli. Testori inizia la sua carriera da giornalista quando era ancora studente nelle riviste. Ci sono delle riviste del GUF, dove il setaccio, dove c'è in una pagina c'è Testori e in quella successiva c'è Pasolini, già lì incrociavano le loro carriere di giornalisti. Poi prosegue, però è segnata in particolare da due grandi collaborazioni, una al Corriere della Sera e l'altra al settimanale Il Sabato.
al Corriere della Sera arriva come critico d'arte e arriva nel 75, pochi giorni dopo la morte di Pasolini. In quel momento è direttore Piero Ottone, e Piero Ottone da quando muore Pasolini come ha il rovello di trovare un altro grande nome come quello di Pasolini che possa spaccare il pubblico a metà, cioè che sia in grado di produrre degli articoli polemici o anche non polemici che però abbiano la capacità di dividere in due i lettori, e cosa che perché vuole appunto puntava sul dibattito, sulla polemica, cerca di là, a un certo punto si accorge che ce l'ha già in casa un nuovo Pasolini è impossibile, uno scrittore che ha la stessa forza di Pasolini pur essendone per molti versi completamente diverso, e la scelta cade proprio su Testori, che qualche tempo prima aveva scritto degli articoli violentissimi, di una violenza oggi inimmaginabile, contro quelle che lui riteneva le casematte del potere, che poi era il PC alla fine. E allora a un certo punto Ottone va da Testori e gli commissiona un pezzo e gli dice: senti, in questo pezzo tu dovresti farmi a pezzi, scusate il gioco di parole, niente meno che Giorgio Napolitano, che all'epoca, siamo nel 1978-79, posso sbagliare, era il responsabile della cultura del PC, era considerato intoccabile. Napolitano aveva scritto sull'Unità un appello agli intellettuali e diceva: cari intellettuali, voi non siete abbastanza schierati con il Partito Comunista, ravvedetevi, sventolate fuori dal balcone le bandiere rosse. Quando Testori lo legge, trasecola ovviamente, e scrive esattamente l'opposto, dice: no, veramente, se c'è un problema, signor Napolitano, modestamente vorrei far notare che è esattamente l'opposto, semmai sono troppo schierati, sono dei veri e propri camerieri. E questo articolo suscita un vespaio incredibile, perché tutti i giornali, incluso il Corriere, si sentono in obbligo di difendere Napolitano. L'unico che non si difende è Napolitano stesso, che, intervistato dal Corriere della Sera, riesce a dire: no, ma questo è un attacco volgare, non voglio rispondere, che non è una bella cosa. E alla fine di questa polemica è lo stesso Testori a chiudere la questione con un altro articolo straordinario, sarebbe da leggere se ci fosse un attore, in cui, facendo il verso probabilmente a Céline, tira fuori un pezzo di satira straordinario su quelli che all'epoca erano i grandi nomi della cultura e che lui ridicolizza senza pietà. Faccio un'altra domanda a lui e poi da giornalista te lo chiedo anch'io. Il rapporto Pasolini-Testori è anche questo, in questo credo, il fatto che oggi, e ti chiedo se è possibile, è più difficile trovare intellettuali capaci sul Corriere, su Repubblica, di fare degli interventi come tu hai citato i Testori o quelli che tutti conosciamo, i Pasolini, quando Pasolini dice contro i capelli lunghi, contro i jeans, contro aboliamo la televisione, aboliamo la scuola dell'obbligo, cioè le cose che dette sul Corriere della Sera in prima pagina negli anni 70 facevano tremare, e tu hai fatto il caso dei Testori. In questo erano molto simili, appunto, erano capaci, certo, di agli occhi di Ottone svolgevano la stessa funzione, esatto, giornalistica. Terremotare il conformismo del pubblico anche più borghese, moderato, eccetera, di questi grandi giornali. Ecco, questa capacità secondo te oggi c'è ancora? C'è qualcuno che ce l'ha? Si è persa completamente? Ce l'avevano loro e pochi altri? Cioè, dipendeva da direttori o editori che erano più coraggiosi o più disposti a rischiare? Oppure proprio per talento personale, perché loro erano loro e fine lì? Cioè già Moravia, non mi ricordo che Moravia su Repubblica, però vado un po' più a memoria, avesse la capacità e la forza di cose del genere, tanto è vero che
mentre tutti leggiamo Pasolini Corsaro, le lettere luterane Pasolini, di Moravia credo che siano i più belli, non sono tanto gli articoli politici, cioè, ma sono i grandi reportage, sì. Ecco, o gli scritti d'arte, non so, i reportage, però non quelli politici. Questa è la domanda. Ma come prima accennavo, secondo me ci sarebbero degli intellettuali che sono, uno ce l'abbiamo qua, che sono in grado di prendere delle posizioni radicalmente contromano, come quelle di Testori e come quelle di Pasolini. Il problema, secondo me, sta nella testa dei giornalisti, perché i giornalisti sono ormai convinti che si debba, come dire, confermare al lettore i suoi pregiudizi, e nell'illusione di vendere di più. Abbiamo visto che è un'illusione senza senso, perché vendiamo infinitamente di meno, perché in realtà il bello del giornalismo è il dibattito. Se non hai dibattito sul giornale, se il giornale è una cosa monolitica che tutti i giorni ti dice le stesse cose, diventa incredibilmente noioso e completamente inutile. Io credo che sia un problema di qualità del giornalismo, non degli intellettuali. Chiarissimo, grazie. Domanda difficilissima, che è molto politica, come in questo caso. L'opinione che Testori aveva sull'arte e sulla cultura, che non è forse la stessa cosa, arte e cultura. Ecco, adesso funziona. Io corro molto sulla linea di Alessandro adesso, perché pur appunto avendo incontrato Testori in contesti completamente diversi ci si riconosce abbastanza, perché comunque Testori è quello che colpisce, anche leggendo anche le cose più strane, più sperimentali di Testori, perché poi Testori è uno scrittore d'avanguardia, cioè scrive queste cose di cui parla Alessandro, e poi scrive testi teatrali che andavano in 15 a vedere, no? Perché era un autore rivoluzionario, no? E anche la sua lingua era una lingua rivoluzionaria. Per cui, vuol dire, è interessante il fatto che ci sia una consonanza. No, Testori diceva una cosa molto semplice su arte e cultura. Diceva che nel Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'arte è andata da una parte e la cultura dall'altra. Cioè? Che gli artisti, cioè se tu leggi quello che dicono gli artisti, molti scrittori, molti poeti, non ha niente a che vedere col modo in cui le storie della letteratura, i profili storici, i dizionari, le garzantine, le storie della letteratura e le antologie scolastiche ce li presentano. Molto semplice. Cioè, io ricordo, insomma, vuol dire, i manuali di storia della letteratura che si usavano quando io frequentavo il liceo, no? Erano tutti un modo per, soprattutto io ho visto purtroppo poi quelli che hanno usato i miei figli, no? Dove a un certo punto, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, perché Manzoni dice volge e non orientato a? No? Pure nel mezzo del cammino di nostra vita, nel nota 1, mezzo nota 2, del nota 3, no? Cioè che è come esattamente guardare un affresco stando così. Al massimo, se sei un chimico, puoi capire la composizione chimica del colore, ma non hai la possibilità di valutarlo. Cioè, hai visto cioè la penetrazione, diciamo, dei metodi strutturalisti, solo che quando lo strutturalismo lo faceva Roland Barthes era una cosa, ma la penetrazione del metodo strutturalista nelle scuole, no? Con delle domande alle quali, voglio dire, mia figlia mi diceva, ma leggi queste domande, tu cosa rispondi? Avevano letto, non so, si leggeva un bellissimo racconto, e poi ti venivano fatte le domande, dice, ma tu sai rispondere? Ma io dico sì, io provo a rispondere, ma sono risposte ipotetiche quelle che faccio. Chissà se vanno bene, chissà se è la cosa che vogliono, che vogliono sentirsi dire. Quindi era un massacro questo, e il modo con cui, cioè io, che so, Manzoni me lo sono dovuto riconquistare io,
no? Cioè io diciamo è la lingua nazionale, e la letteratura nazionale, e la nascita della nuova Italia e tutte queste cose qui, cioè per me Manzoni era quella cosa lì, no? E mi sono dovuto, le domande poi me le facevo io dentro di me, mi domandavo ma dove si è arrampicato Manzoni per descrivere così quel ramo del lago di Como? Oppure perché c'è un padre solo in 800 pagine di romanzo, che è il padre della monaca di Monza, eh? Allora mi ponevo delle domande così, delle domande che si pone un lettore, un ragazzo, no? Che non trovavano mai nessuna risposta, perché c'erano sempre i teli, il leopardi, il pessimismo cosmico, il pessimismo storico, no? Quindi, e Testori ha sempre sostenuto questo, cioè che il modo in cui ci viene raccontata l'arte, in cui ci vengono raccontati gli artisti, non ha nulla a che fare con il loro dramma, con la loro realtà, no? Per cui poi noi siamo portati a considerare questo un autore di sinistra, ma chissà, ma è vero che è di sinistra, pure quale sinistra, quale destra, no? Cioè è tutto da vedere, non so, voglio dire, faccio un esempio che faceva sempre Testori, dice Andy Warhol, no? Il grande artista trasgressivo, la trasgressione, la factory e tutte queste cose, ma Andy Warhol era uno che andava a servire alle mense dei poveri e che quando veniva a Roma faceva la Scala Santa in ginocchio, per dire. Allora, con questo non vuol dire che fosse un santo Andy Warhol, però diciamola tutta. Cioè, non diciamo solo un pezzetto. Se la dobbiamo dire, la dobbiamo dire tutta. No? E io, appunto, ragazzo, dicevo, ma è possibile che me li devo riconquistare io da solo? Questi classici, dice, guarda che è così e sarà sempre così. Poi lui usava parole un tantino più colorite. Ma lui, no? Ti dava consigli di lettura, cosa leggere? Ma ecco, è molto interessante perché, per esempio, lui aveva una lettura della narrativa del Novecento, cioè io da buon studente, eccetera, la grande narrativa del Novecento, il rinnovamento, naturalmente c'è a un certo punto Joyce, Proust, Musil, Kafka, eccetera. Testori, no, dice, più grande, di gran lunga il più grande scrittore del Novecento è Céline, no? E gli ho detto, e nel dopoguerra chi metteresti? Calvino, lascia perdere Calvino, diceva. Il più grande scrittore del dopoguerra è Malcolm Lowry. Sotto il vulcano. Sotto il vulcano, secondo Testori, era il più grande romanzo scritto dal 1961, quando mi sembra fosse stato scritto, al 1993, anno della morte dello stesso Testori. Ecco, questo per dire, insomma, Testori ci aiutava a rileggere l'epoca. Per esempio, non so, vuol dire Francis Bacon, anche le sue preferenze in campo artistico, no? Cioè io l'importanza di Géricault, no? Citato Bacon, come viveva la sua omosessualità rispetto al pubblico e alla cultura? Allora, Testori, ricordo una volta che disse, senti, a me fa ridere la parola gay. Dice, io non so, gay vuol dire gaio, vuol dire allegro. Dice, io non so di che cosa devo essere contento. Non so perché devo essere contento di questa cosa. E lui insisteva, lo rivendicava a sé, lo chiamava il mio peccato. Ma non perché fosse un bacchettone. Era cattolico, ma, apro parentesi, non era convertito. Era cattolico di famiglia e lo era sempre stato fin da ragazzo, fin da bambino. Quindi questa è una falsità che poi raccontano, che prima c'è il Testori anarchico, eccetera, poi dopo viene il Testori cattolico ciellino. Non è vero niente. Testori è quella cosa lì. Sì, poi ci sono delle amicizie per cui vai più in una direzione o nell'altra, ma lui è sempre stato questo. Ecco, e cos'è che stavo dicendo? L'uso della parola. No, lui dice l'uso della parola peccato, no? E lui diceva è il mio peccato, non in senso peccaminoso. Peccaminoso è una bella parola, no? Quando dice peccaminoso vuol dire che lo vuoi fare, no? Quando diceva un altro dei miei maestri, diceva, quando uno si lamenta troppo dei propri peccati vuol dire che vuole continuare a farli, no?
quindi, ma nel senso che lui aveva bisogno di sentire la propria miseria, la propria povertà, aveva bisogno di sentire di essere uno che aveva bisogno di essere abbracciato. Io gli chiesi: ma perché tu sei cristiano? Lui mi disse: guarda le cattedrali gotiche, le cattedrali romaniche, guarda tutti i doccioni dove ci sono tutti quei mostri, quegli animali fantastici, orribili, che si accoppiano, il cerchio del diavolo, eccetera. Se nella chiesa c'è posto per quelli lì, vuol dire che c'è posto anche per me. Cioè, questa era... Alessandro, tu analizzi e commenti e scegli alcuni dei pezzi giornalistici polemici più importanti, più interessanti, più belli di Testori. Ce ne racconti qualcuno? Di cosa parlava sul Corriere della Sera, sul sabato? Però credo che siano quelli del Corriere. Corriere più... No, sono forse quelli del sabato, quelli che colpiscono di più. Cioè, allora, rapidamente... lui ha detto prima cattolico. Io quando sento scrittore cattolico... Orrenda. Ecco, è un po' meno che scrittore. Esatto, è un diminutivo. Non è proprio uno scrittore, è un scrittore cattolico. È un diminutivo. No? Ma già anche grande scrittore. Però dobbiamo dire che sta proprio in un cattolicesimo non bacchettone, ma affermato con grande forza... è proprio la peculiarità di Testori. C'è un dialogo tra lui, Colletti e altri intellettuali sul perché è fallito il 68, no? E tutti danno delle spiegazioni sociologiche, iniziano, ma perché prima c'è stato l'epoca dell'impegno, poi il riflusso, poi il comunismo non si è avverato, sono tutta una serie di spiegazioni. E Testori sta zitto per metà del dialogo, ascolta. Poi a un certo punto interviene, fa un intervento semplicissimo, dice: ma guardate, veramente, secondo me il motivo per cui il 68 è fallito è che questi ragazzi avevano una gran fame di Dio e di assoluto e nessuno ha saputo interpretarla. Questi cadono, questi si arrabbiano. No, ma come? Ma è un conto la fede è una cosa privata, non possiamo confondere i piani. E allora lui chiude la discussione e dice: vabbè, se non vogliamo parlare di questa, che è l'unica cosa importante nella vita, è inutile che facciamo questa discussione. Ecco, questo era un dialogo apparso sul Corriere della Sera, assolutamente strepitoso. Poi ci sono tanti articoli in cui lui commenta i fatti drammatici di quegli anni, e voglio ricordare l'articolo su Walter Tobagi, perché Tobagi, a quanto mi hanno detto dei colleghi di entrambi al Corriere, era molto amico di Testori e erano soliti scrivere uno accanto all'altro e si parlavano e si confrontavano i pezzi. Questo me l'ha raccontato Feltri, che stava in faccia a Tobagi. Era Tobagi ad aver portato Feltri all'ufficio politico. E quindi il pezzo su Tobagi è particolarmente toccante. Ma poi quello che io trovo veramente straordinario e che oggi sarebbe impossibile fare è che sul sabato noi troviamo la storia di un ragazzo che si chiama Marco e che si è suicidato. Testori rimane così colpito da questa storia minima, sarebbe neanche una breve in cronaca, e ci fa un meraviglioso commento in cui spiega che quel no alla vita discende da tutta una serie di no che la nostra società ci impone di dare, come se fossero articoli di fede paradossali, no? Cioè un'adesione al nichilismo quasi dovuta, che poi conduce alla disperazione. Ma accanto al suo commento c'è un'inchiesta di 10 pagine, che è una cosa assolutamente straordinaria, un'inchiesta di 10 pagine fatta dalla redazione. Beh, adesso c'è la Gabanelli, no? Del sabato, che era composta poi dai tuoi amici alla fine. Allora, sabato, devo dire che quando partì il sabato, vi dico la composizione e l'età. Ben che anno? Allora, il sabato nasce nel 78 e la redazione e i collaboratori erano della seguente età, i vecchi: Riccardo Bonacina e Renato Farina di 24 anni, poi avevano 24 ed erano i vecchi, poi c'era Giuseppe Frangi di 23, io, Luigi Amicone,
e altri 22 anni, Fontolan 22 anni, e poi gli ultimi Alessandro Banfi e Antonio Socci di 19 anni. Questa era la redazione. Ecco, voi dovreste vedere il sabato, che è una cosa straordinaria, perché appunto... chiuso dal Vaticano. Sapeva prendere queste storie apparentemente insignificanti e ci trovava invece il senso della vita. E questo penso sia la cosa più emozionante che da oggi leggerete storie. Il commento alla morte di Aldo Moro è interessante, anche quello ha una sua chiave particolarissima che affonda le radici nel cattolicesimo. Ma gli articoli sulle persone comuni, la ragazzina a cui viene tagliata la testa perché le stanno rubando una catenina, e tutte queste storie, il dirimpettaio sul Trenord, gli impiegati che fanno i pendolari sul treno, questi secondo me sono articoli straordinari. Ora, se tu vai da un direttore e gli dici: senti, guarda, vorrei fare un articolo, anzi un'inchiesta di 5 pagine sulla storia di questo pendolare di Trenord che è stato rapinato, eccetera eccetera, ma ragazzi, cioè, te lo immagini? Posso immaginare. Va bene, di solito si sta entro l'ora perché dopo si annoia. Io mi fermerei, però se c'è qualcuno che rispetto alle due guide d'eccellenza che abbiamo vuole fare una domanda in più, questo di sicuro, a questo non ci tiriamo indietro. Poi, insomma, ripeto, sono due persone che hanno conosciuto direttamente, conoscono per l'opera benissimo testori. Però prima ne faccio una io, intanto ci pensare. E da un punto di vista della scrittura, cosa che interessa a me giornalisticamente, dal punto di vista della scrittura, proprio della forma, per quanto riguarda... Sono estremamente diversi. Ecco, questo sono estremamente diversi, ce ne sono alcuni scatenati e all'impronta della comicità più assoluta, e sono quelli di polemica culturale. Mentre gli altri articoli, quelli dedicati appunto alle persone comuni, hanno una vena più è sempre tormentata, però più elegiaca, diciamo così, non è la parola giusta per testori, però per intenderci. Quelli più divertenti sono quelli, da questo punto di vista, sono quelli di politica culturale, perché lui lì fa il verso ai suoi nemici ed è abilissimo nel prenderli in giro. Se può valere, per quello che può valere, io ad esempio che sono partito molto tardi nella così conoscenza di testori e poi frammentare, perché conosco solo una parte dell'opera, sono partito proprio da questo libro, la prima edizione che io ho, edizione Guanda, che poi tanti anni dopo portai al giornale per farmi firmare da Doninelli, ce l'ho nell'edizione Guanda, e prima avevo letto questa chiacchierata bellissima e quella mi è servita, per usare sempre la parola guida, da guida per alcune delle opere di testori. Poi io, ma questo vale per quello che vale, io sono affascinato sempre, e prima di tutto e soprattutto e ultimamente quasi esclusivamente, so che è una mezza bestemmia, solo dalla forma. Cioè, ormai a me dei romanzi, delle storie non interessa nulla, a me interessa la forma. Per cui io sono solo quello che, se fosse per me, leggerei solo Gadda, per dire. È solo l'uso estremo della lingua, per cui testori è perfetto da questo punto di vista. E niente, questo è un libro che mi è servito molto per arrivare al testori che più mi interessa. Questo invece altrettanto dal punto di vista professionale e giornalistico, perché vale tanto quanto appunto il Pasolini Corsaro, il Pasolini delle lettere luterane, quindi quello che, insomma, il polemista che più mi ha affascinato dal punto di vista professionale. Ecco. Posso aggiungere una piccolissima cosa che mi veniva in mente proprio mentre parlavate voi? C'era una cosa che accomunava Pasolini e testori nell'atteggiamento che avevano anche nei confronti della scrittura, che è una cosa che poi è scomparsa. Nessuno dei due parlava alla società, al mondo della cultura, eccetera. Parlavano tutti alle persone singole, cioè l'interesse di Pasolini
l'interesse di Testori, c'è un articolo di Testori, credo sia proprio quello che citavi tu adesso, di quel ragazzo che nel tentativo di strappare la catenina alla bambina la uccide tranciandole la carotide, no? E Testori scrive l'articolo rivolgendosi al ragazzo, sì. E comincia così: mi rivolgo a te come te, cioè non a te come giovane d'oggi, non come rappresentante del disagio giovanile, ma a te come te. Ecco, questa forza, io posso confermare che Testori ce l'aveva. Io quando andai a conoscerlo la prima volta, io più penso a quella volta lì e più penso al fatto che era più contento lui di conoscere sto ragazzino sconosciuto, di incontrarlo, di sapere chi era, cosa aveva in testa, se voleva veramente fare lo scrittore, se aveva idea del prezzo che avrebbe dovuto pagare, no? Soprattutto uno che poi diventa allievo di Testori, sicuramente non ha l'establishment culturale dalla sua parte, ma questo va benissimo, no? Cioè un prezzo che si paga, no? Che non io di conoscere lui. Cioè questa io ricordo, insomma, lui leggeva, apriva il giornale, no? Ma lo stesso si dice di Pasolini, no? Magari legge di un ragazzo che è morto finendo sotto un camion, si metteva a piangere. Ecco, questa idea della persona singola, del valore irripetibile della singola persona, è una cosa che ha accomunato questi due uomini, mentre adesso uno scrittore non fa così. Insomma, non è più invitato tanto a far così. Scusate se mi... Dico l'ultima cosa, perché un altro punto di congiunzione tra i due, questo è il catalogo di una mostra che non ho visto, ma immagino bellissima, delle foto inedite sul set della Ricotta di Pasolini. Ecco, se si vedono alcune di queste immagini, chi ha visto il film, poi l'episodio del film, la Ricotta, e poi vede Varallo, cioè il Sacromonte, di fronte al quale si innamorò. Chi mi fece vedere Testori, la Ricotta? Giovanni Testori. Beh, capisce che sono figli della stessa, come dire, immagine visiva, stesso mondo, certo. Visivo. E è vero che l'altra parte d'Italia per voi, Varallo, è tutt'altra parte del pianeta rispetto a Pordenone, però non so come dire, ma andiamo tutti alle Seychelles, ai Caraibi. Però una visita, il tratto d'unione è la lezione di Roberto Longhi, che è stato maestro di entrambi. E chi vede il Sacromonte più che quello di Varese, che è bello, ma quello di Varallo, che è una cosa da strepitosa, capisce che dal punto di vista visuale la cultura visiva è la stessa. Questo è molto, molto bello. Bellissimo, bellissimo. Basta, mi fermo qua. Grazie a Luca Doninelli, grazie a Alessandro Gnocchi e al Circolo Eureka che ci ha invitato.